Uno dei modi più amati dai salentini per trascendere il reale è la musica. In teoria, le nostre statue dovrebbero saperlo bene, ma per un tempo questa cosa è stata un po' dimenticata a Lecce. La storia con la quale ho deciso di pagare il mio personale tributo agli amici lassù in cima è quella della Notte della Taranta, uno spettacolo che negli ultimi anni ha attirato milioni di persone a Melpignano, un paese della Grecia salentina, ma che proprio qui a Lecce veniva, diciamo così, snobbato. La pizzica è un ballo salentino che appartiene alla famiglia delle tarantelle. La pizzica di corteggiamento è il ballo che avviene tra l'uomo e la donna, fatto di soli sguardi, in cui l'uomo e la donna non si possono avvicinare, ma si possono soltanto corteggiare con gli occhi. E mentre la pizzica tarantata è questa danza che veniva fatta dalle contadine, i contadini che lavoravano nel tabacco, e venivano morsi da questo ragno, la taranta, e per esorcizzare il veleno di questo ragno danzavano e si dimenavano per espiare il veleno. Atto di pizzicata può essere uccisa, atto di pizzicata può essere uccisa, sotto la putarea di la camisa, sotto la putarea di la camisa, di la camisa, di la camisa. Consuelo ogni estate si esibisce di fronte a 200.000 persone. Non faccio solo questo per lavoro, sono infermiera. Davvero. Manco a farla apposta, la voce della Notte della Taranta cura le persone anche quando non si esibisce. Beh, comunque diciamo che c'è compatibilità tra le due cose, no? È sempre un modo di curare non solo il corpo ma anche l'anima. Tutta la putarea di la camisa, tutta la putarea di la camisa, addio dei pizzicaulu tarantani. Quando io prendo il tamburello in mano, cioè io spazio nei ricordi, nei riscatti del nostro popolo e dei nostri genitori. Tieni conto che Luigi, a me mio padre mi ha lasciato a 19 mesi, mia madre mi ha lasciato a 19 mesi per andare a trovare fortuna all'estero e quindi sono stati in Svizzera e quindi io vedrevo mio padre e mia madre una volta all'anno e quindi questa musica, questa terra, adesso che siamo riusciti a farci conoscere, sì, è un riscatto, è una liberazione. È una felicità per me. Sono stato a Ginevra, nel paese di mio padre, è stato, diciamo, il mio primo approdo, proprio per vedere questa musica, l'effetto che faceva. Grazie alla musica lo stato della mente cambia tantissimo, perché cerchi comunque di comunicare con la persona che hai di fronte ed esprimi anche delle emozioni che magari parlando, comunque avendo un dialogo con una persona, non riesci ad esprimere. La mia passione per questo ballo è iniziata a 5 anni, quando sono riuscita a mettere piede qui in Italia, perché ho origini rumene. Sono riuscita ad appassionarmi a questo ballo grazie a papà, che mi ha sempre portata nelle piazze, in mezzo alle persone. Poter ballare questo ballo per me significa tanto. Ero una bambina molto trista, tra il vivace e anche il melodrammatico, e quindi i miei genitori hanno ben pensato di farmi imparare la pizzica. Cioè, te l'hanno fatto imparare la pizzica perché eri una bambina triste, no? Ho capito male. Ero una bambina vivace. E allo stesso tempo a volte appunto avevo questi momenti in cui ero difficile da gestire e infatti nessuno avrebbe mai scommesso su di me su un palco, invece ho danzato con gioia. Da leccese non ho avuto un indottrinamento in famiglia. È sempre stata una musica associata all'agricoltura, alla povertà, quindi non se ne parlava tanto in famiglia. Se facevi delle domande si glissava sempre il discorso perché era un argomento tabù. E anche per questo, diciamo, purtroppo abbiamo perso per un certo periodo
le nostre tradizioni e le nostre radici. Se si parlava di tarantismo, essendo un argomento delicato dove delle persone soffrivano, chi aveva tarantato o tarantati in casa si vergognava di questa cosa, quindi non era un argomento di cui andare fieri, diciamo, e parlarne. Ma davvero il morso di un ragno era capace di tutto questo? Si parla soprattutto di tarantate donne, ma in realtà c'erano anche tarantati uomini. Ci sono degli esempi di persone che magari, non potendo mostrare la loro sessualità o la loro omosessualità, sfogavano questo malessere associandolo al morso del ragno. Per uno strano gioco del destino, Lecce è riuscita a far pace con il suo passato grazie a un'isola dei Caraibi. A casa mia non si parlava il dialetto, diciamo a Lecce, neanche a scuola, le scuole elementari, medie, mai parlato in vita mia. Quando sono arrivata alle superiori avevo tanti compagni che venivano da più parti del Salento e quindi loro parlavano il dialetto e io non capivo quello che dicevano. Quindi è stato proprio uno schiaffo morale per me. Quindi mi sono messa a studiare, diciamo, attraverso la musica non popolare, ma bensì all'inizio con la musica dei Suzzan Sound System. Se non te c'è rimane delle radici cadeni, rispetti pure un grido dei paesi lontani. Se non te c'è rimane di due che caglieni, dai più valore alla cultura da tieni. Si vuota lentini dell'uomo e noi cittadini, la di caglia lì messa mi voli invece di salini. I Sud Sound System hanno inventato il ragamuffin salentino, un genere che mescola le sonorità giamaicane con la musica tradizionale pugliese. Sono stati uno dei gruppi di riferimento della mia adolescenza e il loro successo ha avuto un ruolo determinante nella rinascita culturale di quest'area. Qui ci troviamo nel palazzo baronale di San Donato. Questa è la casa di Don Rico. I suoi genitori ci hanno lasciato in gestione dei garage da usare come studio. Molti dicono andate a nord a fare musica, mentre noi abbiamo scelto di fare musica giù nel sud, nel Salento. E poi il dialetto ha fatto sì che uscisse fuori la vera nostra radice, insomma, no? Usavamo magari delle liriche giamaicane, però sopra ci cantavamo in dialetto. Dunque da lì abbiamo sperimentato la nostra possibilità di poter fare le canzoni molto più semplicemente, chiaramente, no? Perché usando la tua lingua sei molto più esplicito e puoi arrivare alla tua gente, facendo uscire anche la nostra tradizione, la pizzica. La pizzica è anche un po' la trascendenza, no? Cioè attraverso la musica tu entri in un altro mondo. Certo, puoi usare il ritmo e puoi usare anche la melodia senza che qualcuno faccia melodia sotto, perché la pizzica è bella per quella. Io preferisco la tamborriata classica, cioè ritmo, poi vai sul ritmo con ragamuffin oppure inventi le melodie e fai uscire quel tono salentino. Cos'è il reggae per te? Reggae è una filosofia, anche se non tengo dread in capo mia, però sta tutto in cielo ciliegio e nel cuore. Welcome in the Sud Sound Studio. Yo. Cioè qua le avete fatte tutte qua? Le avete scritte tutte? Tutte qua, tutte. Sì, la maggior parte, sì, tutte, dai. Le vostre canzoni sono nate in una chiesa. In una chiesa. Abbiamo creato uno studio nella cappella. Questi sono i 45 giri. Sai, stavo pensando che la tua collezione tesoro di musica reggae è dove forse prima tenevano le ostie. Sembra un tabernacolo. Fabio è il più giovane dei Sud Sound System ed è entrato nel gruppo quando era ancora minorenne. Però non riusciamo a fare più una foto così. Perché? Perché stavamo troppo belli qua. Senti, ma quando c'avevi 14 anni, tu che volevi fare da grande? Ma sinceramente non ho avuto mai una previsione futura, no? Perché forse perché abituati a guardare giornalmente la vita. Qui infatti in Salentino si dice farò aggiuffare,
non c'è la coniugazione in futuro del salentino nel dialetto, perché è un'incognita il futuro. Senti, noi abbiamo più o meno la stessa età. Io sto in crisi di mezza età, sono in Polinesia, mi sono fatto un tatuaggio. Come stai messo? No, no, continuiamo a farci del male anche noi. Forse è questa la soluzione. Anche i protagonisti della prossima storia si esprimono in musica. Per chi come me è cresciuto con i fumetti di Spider-Man, è strano pensare che un ragno possa avere questi effetti sulla gente. E prima di cominciare il prossimo racconto, voglio approfondire la questione con un docente di canto tradizionale. Io direi che la caratteristica in generale della musica tradizionale del sud, e quindi anche pugliese, e quindi l'eccesa salentina, è il melos, come direbbero i greci, la melodia. È una musica basata fondamentalmente sulla melodia, pochi accordi, pochi movimenti armonici. Ovviamente l'altra caratteristica è il ritmo. La tradizione della pizzica e della tarantella è basata sulla pulsazione feroce del tamburello, quindi diciamo il Salento è molto legato a questo. Che importanza ha la trascendenza, cioè la musica come strumento per raggiungere un livello di percezione superiore? La musica è, da Orfeo, insomma, dall'antica Grecia in poi, è sempre stato uno strumento per toccare, per uscire fuori da sé e per richiamare in sé il divino. Anche la musica che ascoltiamo ogni giorno ci serve per tirarci via dalle brutture dell'esistenza, ci fa stare bene. Ma qui è proprio terapeutica. All'epoca non poteva essere esternato, non c'erano gli psicologi, non si poteva andare dallo psicologo, quindi attraverso la musica, il rituale, il ritmo, la pulsazione, si danzava sul disagio, si danzava proprio nel vero senso della parola, si ballava in maniera frenetica, forsennata. Questo è, diciamo, il rito terapeutico, la guarigione. Attribuita, la malattia veniva attribuita al morso della taranta, di questo ragno mitologico. In realtà è più che altro un grande simbolo, un simbolo del disagio, tu la chiami trascendenza, è l'uscita fuori, proprio la cacciata via del disagio, io lo chiamerei così invece. Fabrizio, insieme a Giorgio e Adolfo, compongono la Cantiga della Serena, un gruppo musicale fusion che canta la lingua degli ebrei sefarditi. Una musica fatta da mille contaminazioni, che lungo la strada verso Gerusalemme ha incontrato il Salento. Nel corso dei secoli, la città palcoscenico ha visto culture musicali differenti fondersi in qualcosa di diverso. Ebrei, crociati e pellegrini qui si sono incontrati e insieme hanno cantato durante le pause del loro cammino verso la Terra Santa. L'idea di raccontare questa tradizione nasce proprio da ciò che simbolicamente rappresenta, perché la tradizione musicale degli ebrei sefarditi che vivevano in Spagna e in Portogallo sino alla diaspora, quindi sino al 1492, o si convertivano o dovevano emigrare. Io ho fatto un festival qui, proprio sulla via Francigena del Salento, che è il percorso che da Brindisi conduce sino a Santa Maria di Leuca. E dato che la via Francigena finisce a Gerusalemme, il mio sogno è coprire tutto questo percorso e portare la nostra musica, la Cantiga della Serena, a Gerusalemme. Perché l'idea era quello di riprodurre quello che accadeva in pellegrinaggio. Cioè i pellegrini si fermavano nelle chiese, in alcune chiese, dove cantavano insieme, pregavano insieme, quindi era una cosa straordinaria, meravigliosa. E nasce come cammino religioso, però oggi non si cammina solo per fede, si cammina per tante ragioni. Tipo? Per cui, tipo per scoprire se stessi, si cammina per mettersi alla prova, perché non a caso si chiama meditazione in movimento, no? Perché la stanchezza, la fatica ti riporta a una condizione di te, ti dà la possibilità di accedere a parti di te stesso che la razionalità nella quotidianità ti rende inaccessibile.